E allora, tra uno sceicco con l'aquila sul petto e un beduino con il nero azzurro tatuato sul cuore, eccoci qua. Riyadh, Supercoppa italiana, seconda semifinale, inquadratura dall'alto dello stadio al Hawal Park Stadium, che presenta comunque, va detto, una cornice di pubblico. Palla finita! Ma assolutamente sì, una cornice di pubblico. Ieri la ripresa dall'alto era imbarazzante. Era di quella di ieri. C'è l'Inter, quella di oggi. Ci sia più gente. Quella di oggi, assolutamente coerente col peso specifico di una competizione che è iniziata ieri e oggi assegnerà la seconda finalista. La Lazio, che se fosse un Olimpico, magari attacca da Maestrelli verso curva nord. Lazio con Provedella, Lazzari, Chila, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Rovella, Vesino, Felipe Anderson, Ciro Immobile e Pedrito, che dunque fa il titolare, si slitta tra l'altro in campo. Già immaginiamo le dichiarazioni post partita di Maurizio Sarri, che definirà il Mante Erboso di Riyadh ingiocabile. L'Inter risponde con il suo 3-5-2. Zammer in porta, Pavarra, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Di Marco in avanti. Insieme a Lautaro Martinez c'è ovviamente Marcus Thuram. Signori, dovremmo avere anche Franchino, cioè Capodaglio. Franco. Ciao Franco. Ciao Franchino. No, non c'è ancora, non c'è. Si dice. E che stavi facendo? Allora, stava le guardando il pubblico di Riyadh. La partenza è falsa, quella. Attenzione. Di Radio 6, anche quella della Lazio, un po' così, sottotono, perché l'Inter attacca già a testa bassa. Ui. C'è già un parapiglia lì in prossimità dell'ingresso all'area di rigore biancoceleste. Ricordiamo il direttore di gara, il signor Marchetti di Ostia Lido. Ha 21 anni l'arbitro. Di Ostia Lido. Sì, 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 è assolutamente la terza precedente, la seconda. Secondo incrocio con la Lazio, mentre il quinto con l'Inter. Qui rivediamo una fuga personale di Lautaro Martinez, toccato dietro da Nicolò Rovella, poi tutti giù per terra, tutto regolare invece per il direttore di gara. E l'Inter, ho specificato il risultato, buona notizia, perché l'Inter ha avuto una bella occasione, altre due tre potenziali, ha concluso in porta, verso la porta, cinque volte, ma la sensazione è che non si prenda rischi, palleggi dal basso senza nessun tipo di opposizione da parte della Lazio, che non riesce ad imporre un pressing significativo, e poi appena si apre minimamente il campo ha una semplicità infinita di affondare, raggiungere il fondo, andare in area di rigore e passare in vantaggio al 17° con Marcus Thuram. Imbarazzante Lazio, veramente come se fosse una piccola squadretta contro un colosso, proprio con un eccesso di rispetto e incapacità di trovare delle contromisure. Brutta figura in questi primi 17 minuti. Thuram giustamente porta l'Inter in vantaggio, sotto misura, cross dal fondo senza problemi di Marco, raggiunge il fondo, la mette dentro, deviazione in area di rigore, la palla arriva tu per tu con Provedel, dove Thuram apre il destro e la mette in porta. 17° sul cronometro, Inter 1 Lazio 0. Veramente è stata imbarazzante l'approccio alla gara della Lazio. Giulio Cardone, sorta di pungiball a Lazio, onestamente è una sorta di caccia, tira al bersaglio, troppa semplicità con troppa estrema facilità. A loro basta palleggiare un minimo nella loro metà campo per poi trovare il giocatore che si muove senza palla alle spalle di Rovella, e lì si apre una voragine tra il centrocampo e la difesa della Lazio, e stanno davvero sfiorando ripetutamente il raddoppio. L'hanno fatto in precedenza con tiro di Lautaro, bravo Provedel sulla respinta, poi evitare il tap-in di Thuram, poi un altro cross dalla tre quarti con la difesa della Lazio imbambolata, il pallone che attraversa tutta l'area di rigore, e ringraziando il pallone ha sfiorato il palo alla sinistra di Provedel. Ora altra uscita palla perfetta da parte dell'Inter, che va a colpire la traversa con Barella. È imbarazzante, no, la Lazio è imbarazzante, sembra una squadra di dilettanti contro una squadra di professionisti. È imbarazzante, ragazzi. Basta un cross dalla tre quarti, passa Barella alle spalle di Marusic, colpisce al volo. Gran bella palla di Marco, gran girata, gran voleo di Barella, che la incolla benissimo, il pallone che scheggia l'incrocio dei pali alla sinistra di Provedel. L'Inter sta muovendo il pallone con irrisoria facilità, la Lazio che non riesce a opporre neanche una decente contromisura. Niente, imbarazzante, niente, come se fosse un amichevole d'agosto, e continua così la gara, ovviamente. Andiamo anche da Roberto Abbastanza. Robby, ciao Robby. In area di rigore, siamo al vertice della area di rigore, attenzione, toccato duro, cade a terra, dice rapido di rialzarsi, si sbraccia Simone Inzaghi, vorrebbe il fallo, attenzione, attacca ancora l'Inter, prova la chiusura Romagnoli, un po' in affanno la Lazio, arriva Darmian, c'è adesso il capannello intorno all'arbitro, ne voleva il calcio di rigore, e intanto c'è credo il VAR che sta controllando, forse un pestone, c'è il Pedro che è intervenuto,
sì, forse un calcetto è arrivato, però dovremmo capire se poi è stato considerato fallo da rigore arbitro, subito ha detto di continuare perché aveva insomma battezzato l'intervento non come un fallo da calcio di rigore. Siamo al 47 minuto 35 secondi, dentro l'inquadratura sono appunto per il direttore di gara che deve andare al VAR e qui secondo me il calcio di rigore lo concede, perché quel calcetto Galeotto di Pedro ai danni di Lautaro Martinez, se viene rivisto al monitor, al VAR, il contatto c'è, anticipato, Lautaro ha anticipato nel possesso palla, nel contatto del pallone è Pedro che poi arriva con ritardo, anche se poi nell'intervento Lautaro Martinez sembra anche toccare il piede di Pedro. Però vediamo cosa decide l'arbitro, il signor Marchetti, che è calcio di rigore, quindi ci dovrebbe essere il calcio di rigore per l'Inter. Siamo al 48-25 secondi, la chance di arrotondare il risultato arriva dal dischetto a poco dal fischio d'inizio del secondo tempo. L'occasione arriva appunto dal penalty, c'è Çalhanoğlu sul pallone contro Ivan Provedel, sguardo teso di Çalhanoğlu e quello tesissimo anche di Ivan Provedel, molto concentrato all'incorsa della maglia numero 20 nerazzurra, mentre rapido continua a controllare che tutti i giocatori siano perfettamente fuori dalla linea dell'area di rigore come il regolamento vuole. Fischietto alla bocca, sta per partire il giocatore dell'Inter, fischia l'arbitro, va a controllare che tutto sia a posto, sta per partire appunto Ciano con lo saltello di Ivan Provedel, il tiro e il gol, una sassata alla destra della porta, difesa dal palo destro, difeso da Ivan Provedel, aveva anche intuito il movimento, ma il pallone è velocissimo e preciso, chirurgico, per andare a insaccare alle spalle dell'estremo difensore della Lazio. C'è il 2-0 dell'Inter quando siamo giunti alle 40. Dobbiamo sentire la chiusura della frase del buon Alessandro Zappula, torniamo da lui poco dopo il quarto d'ora, va bene, neanche il tempo di tornare in campo, che la presa in giro continua all'Inter, è bastato rimetter piede all'interno dell'area di rigore della Lazio per prendersi un calcio di rigore che Marchetti inizialmente non aveva visto, calcetto di Pedro su Lautaro Martinez con grande ingenuità, forse anche questo è esemplificativo della distrazione, l'approssimazione, la superficialità con cui la Lazio sta giocando questa semifinale, davvero abbastanza indecente. Comunque 2-0 Inter, il solito Çalhanoğlu impeccabile come sempre al dischetto, il nono calcio di prestagionale per lui, 2-0 per la formazione di Simone Inzaghi. E adesso insomma, diciamo che il parziale è più lineare, più coerente con quello che è la differenza di vedute, di atteggiamento, di forza, di prestazione, di tutto, di tutto. Tutto questo, la mia critica inizio settimana era sull'opportunità di farlo nel momento in cui dovevi solamente concentrarti sull'evento e sull'opportunità e soprattutto sulle difficoltà dell'avversario. Guarda questo che ha fatto, guarda. No, bravo, questo no? Adesso è palla, Luis Alberto, guarda palla, che fosse fatto. Palla Lazio, tutti eccola. Sbilanciati, prendi il 3-0 in contropiede da parte di Frattesi perché tu hai buttato un pallone con grande approssimazione. Qui vuol dire che non senti neanche la responsabilità della figura che stai facendo, capisci? È questo il problema, no? Che l'Inter è più forte. Sentire il peso della responsabilità, neanche più della partita, della responsabilità della brutta figura che stavi facendo. Ma tanto è l'attenuante che c'è una tifoseria organizzata che con i suoi sacrosanti, anche quelli principi, ha scelto di non esserci. E tutto è stato, sono tutti tasselli che hanno concorso, hanno portato a fare questa brutta figura, perché la stai giocando contro una squadra che voleva vincerle perché sente l'opportunità di aggiungere un trofeo in bacheca, mentre per te era un passaggio sereno di stagione, anzi fastidioso, perché abbiamo fatto la conta di diffidati che rischiano di saltare il Napoli, capito? Noi questo abbiamo parlato, il 70% della settimana l'abbiamo investita a parlare a Rovella che rischia la squalifica, questo format è assurdo, è cervellotico, cioè ma noi dovevamo parlare dell'opportunità di giocare una gara col coltello tra i denti perché c'è una coppa da alzare. Perdonami, non avevo io la partita però. Senza. No, ma no, adesso era andato dopo 90 minuti, era andato pure sull'ambiente, allora. Perché concorre anche l'ambiente.
e ovviamente non c'avevo quella curva che non è andata a Riyadh, l'ho sottolineato, è sacrosanto non andarci, però questi sono talmente affamati che c'hanno la voglia. Inzaghi che ha sbraitato dall'inizio della partita, squadra titolare sul 2-0 con gara finita, ha iniziato a fare sostituzioni a 15 della fine, e tu giustamente durante la cronaca di Zappola dicevi anche troppo tardi Inzaghi ha fatto i cambi, poteva farli riposare prima. C'hanno i tifosi, perché quando vuoi vincere a prescindere da dove giochi. Quello è il DNA di un club, quello è il DNA di un calciatore, no? Prima diceva Dario, diceva anche tu Dani, guarda la cattiveria con la quale calcia Lautaro, e io dicevo a Dario, Lautaro è quel calciatore, se portiamo a giocare a calcetto noi tre, comunque calcia così. Tutto questo senza capire, 3-0 Inter, Frattesi, vediamo se Immobile accorcia, 3-1, c'era Immobile che torna, che crudele. Va bene, 3-0 Inter con Frattesi, 3 minuti fa era l'86esimo minuto, e adesso gol annullato a Ciro Immobile perché nel controllo checking goal. Nel controllo secondo il direttore di gara avrebbe toccato il pallone con la mano. Vediamo un po'. Sì, non si è neanche lamentato in modo. Nettamente con la mano. Peccato perché poi l'aveva calciata bene alle spalle di Somma. Speriamo, guarda, io adesso chiaramente partita strafinita, ma non è mai iniziata. Speriamo che dia lo sprone, no? Qualora fosse necessario, qualora qualcuno pensasse che dopo 5 vittorie consecutive la panzetta era un po' piena, ecco, speriamo che adesso una sana doccia d'umiltà possa portare qualcuno coi piedi per terra.